Emilio Caprara, quel Chunk che avrebbe dovuto girare Francesco Rosi, ma o non lo ha fatto o non ha avuto tempo di farlo. Ma non ha avuto tempo, no, però che non ha fatto, sono sicuro che tra le sue carte sono dei progetti di film molto importanti. E io credo ancora sulla visione della criminalità organizzata, quella che viene chiamata Gomorra oggi, avrebbe potuto dare uno sguardo nuovo, particolarmente ficcante, forte, equanime, imparziale e in un certo senso spietato anche nei confronti del suo amore per la sua città, che era Ostia. Noi che siamo andati via da Napoli, Raffaele La Gabbia, Antonio Miretti, per ultimo Pino Daniele, grazie a te, Francesco Rosi e tanti altri dell'intelligenza napoletana di De Filippo. Ecco, ce ne sono e ce ne sono. Molti non ritornano nemmeno da morti, però da vivi hanno saputo raccontare e decantare la Napoli. Il connubio fra queste due cose, la lontananza e la vicinanza. La vicinanza è una questione soprattutto per gli uomini di cultura, ma direi anche per le persone semplici, una questione di cuore, di cervello, di memoria e di comprensione, intellegibilità delle cose che caratterizzano il rapporto. Non conta quasi nulla il fatto che si sia rimasti ad abitare in una città o si sia andati ad abitare in un'altra. Conta un po' per la cronaca, per la storia, noi ci interessiamo alla storia delle persone, come conta per te, per me, ma dal nostro punto di vista non conta pressoché nulla. Il massimo della passione possibile per questo tipo di incontro, che consideravamo indispensabile a un mese dalla scomparsa del nostro grande concittadino Franco Rosi. Adesso le commemorazioni sono alquanto così cerimoniali, finiscono per essere non piene di quella vitalità di cui invece siamo ancora pieni e grati alla figura di Rosi. Sono qui che condividono la nostra passione e che permettono, spero che permetteranno, che questo incontro sia basato appunto sul racconto. Sul racconto. Pensate a questo incontro davvero come un racconto, e per questo ringrazio l'interesse ovviamente dei media cittadini, dei quotidiani, degli amici dei quotidiani cittadini. Ringrazio la partecipazione degli studenti, degli appassionati di cinema che incontrano realmente nei posti in cui si proietta, si vede e si discute il cinema e non soltanto in occasioni appunto istituzionali. Ringrazio tutti voi e vi invito a partecipare all'incontro proprio sulla base anche del libro importante che Giuseppe Tornatore ha scritto insieme a Francesco Rosi, e che è appunto un libro, tra l'altro appunto ringrazio l'amico Delia che con la sua agenzia ha fatto sì che una importante casa editrice come Mondadori ponesse le condizioni anche un libro in edizione economica di essere divulgato giustamente come deve essere. I libri di cinema spesso sono noiosissimi, critici, pieni di gerghi da clan, supponenti e intimidenti nei confronti del lettore. Questo è uno dei pochissimi libri di cinema, lo dico veramente, se no non avremmo pensato a Giuseppe Tornatore. È uno dei pochissimi libri di cinema, il primo lo conoscete tutti, perché condivide la nostra passione, l'intervista a Hitchcock di Truffaut. Ma ecco, sulla base proprio di questo tipo di collegamento, da un regista che ama il cinema a un regista che ha fatto il cinema, è di quello che noi vogliamo sentir parlare e su quello che noi possiamo modellare, formare o anche opporre le nostre opinioni, e non semplicemente sul discorso abitato, su se stesso, della cosiddetta competenza. Abbiamo parlato poi di Giuseppe Tornatore e di Rosi. Innanzitutto perché questo bellissimo rapporto che non è iniziato semplicemente con un libro, ma è un rapporto antico e che è legato anche agli esordi di
Giuseppe, ed è un rapporto che nel libro si esplica appunto un po' su quella che vi segnalo come chiave del nostro racconto, cioè il racconto. Noi vogliamo parlare di questo racconto che fa sì come anche la personalità complessa, sfaccettata di Francesco Rosi si è riuscita a determinare la possibilità di un nostro dialogo attraverso il narratore con il regista. Insomma, se ci limitassimo, come è giusto fare in alcune circostanze, per necessità di sintesi, per necessità anche di tramandare un'immagine chiara, netta di un autore, se ci limitassimo a dire che soltanto, non perché sia sbagliato, Francesco Rosi, il regista civile, dell'impegno civile, della denuncia, noi ci ritroveremmo senza racconti o con un racconto diviato o comunque stea. La necessità di investigare a fondo tutti quelli che sono i misteri, le zone oscure, le zone opache, incomprensibili della storia e della cronaca del nostro paese, anche proposto in alternativa a quelle che erano le regole vincenti del momento, diciamo così, studioso e critico della storia del cinema, un nuovo modo di raccontare, un nuovo modo di collegare l'emozione, la forza, lo spettacolo, quello che veniva definito all'epoca, e qualcuno lo definì sprezzantemente all'americana, di raccontare, e che è poi legato a quelli che sono anche grandi esempi che ha avuto Rosi e sui quali Rosi ha influito. Non c'è un regista americano che interviene nella realtà, che interviene con forza nel riprendere la complessità della vita e della storia con gli strumenti tipicamente cinematografici, che non abbia fatto riferimento a Rosi, come Rosi faceva riferimento al grande cinema all'epoca, piuttosto, diciamo così, tenuto da un canto, perché non era integralmente o integralisticamente neorealistico.